l'arbitro mi ha detto che ha giudicato benissimo e che hanno usato questo metodo tutta la partita e che quello non era fallo, era dritto. A me mi sembra un fallo nettissimo. Poi dopo, purtroppo arriva al quarto quarto che loro hanno fatto il secondo fallo nell'ultimo minuto in una partita punto a punto di Final Four. Non è facile, però naturalmente complimenti innanzitutto a Milano che ha giocato una bella partita, come purtroppo l'abbiamo giocata bella pure noi. Gli episodi negli ultimi due minuti hanno permesso a loro di vincere, magari hanno gestito meglio un paio di palloni e noi invece abbiamo fatto forse delle scelte un po' troppo affrettate negli ultimi due minuti. Ma di rimonta oggi c'era poco da fare perché la partita è stata quasi tutta la partita punto a punto. E bisogna azzerare subito, ora stare qui mezz'ora a guardare la partita, far andare i ragazzi a mangiare, recuperare energie, perché noi saremo stanchissimi, ma la squadra che gioca adesso dopo di noi sarà stanca come noi, forse anche di più, quindi si giocherà sulle energie nervose e dovremo preparare la partita in pochissimo tempo, vedere chi vincerà e niente, quindi prepararci nel migliore modo in 20 ore di gioco, quindi ci sarà pochissimo tempo, ma questo bisogna fare al massimo delle possibilità, perché Milano è stata una squadra brava a ricucire ogni strappo che abbiamo fatto anche un paio di strappi importanti, forse più 7 più 8, e hanno trovato la panchina Negri che gli ha fatto un'ottima partita e magari noi dovevamo essere un attimo più bravi a gestire un paio di situazioni per chiudere il primo tempo con qualche punto più di vantaggio, però dopo comunque io credo che la partita sarebbe stata punto a punto ugualmente nel secondo tempo. Quando siamo andati più due a due minuti e mezzo alla fine non è che è finito niente, perché ci sono ancora tanti minuti, però loro sono stati bravi a farci un paio di canestri e noi purtroppo non abbiamo più trovato la via del canestro.